Con la presentazione delle relazioni di sintesi e la consegna alla segreteria del Sinodo dei modi, cioè delle proposte di variazione al testo della relatio post disceptationem, si è concluso il lavoro dei circoli minori, come ha riferito padre Federico Lombardi, direttore della sala stampa della Santa Sede, nel briefing di ieri. Ora, ha proseguito il portavoce Vaticano, è il momento dell'elaborazione del messaggio, che verrà presentato sabato mattina, e della elaborazione della relatio sinodi, di cui si discuterà sabato pomeriggio. Al briefing però ha preso parte anche il cardinale Schomburg, che ha affermato di essere sorpreso dall'enorme interesse che suscita questo sinodo. E questo perché, ha detto, ci sono pochissimi temi che ci toccano da vicino, come la famiglia. La famiglia, insomma, come rete di sopravvivenza in un momento difficile per la vita delle famiglie e per la società intera. Il nostro sguardo, ha denunciato il cardinale, molto spesso è troppo ridotto alla famiglia nucleare. Questo significa che questo sinodo è un'occasione per allargare la nostra visione della famiglia. Per Schomburg dobbiamo quindi andare al di là di tante questioni morali, dobbiamo vedere il ruolo sostanziale della famiglia. Il Papa, del resto, ci ha esortato a considerare la famiglia non per vedere ciò che non funziona, ma innanzitutto ha voluto mostrare la bellezza e la necessità vitale della famiglia. Insomma, ci ha invitato ad avere uno sguardo attento sulla realtà. Per il cardinale, quindi, accompagnare è la parola chiave, non giudicare. L'indissolubilità, poi, ha precisato, Gesù non l'ha insegnata come imposizione, ma come origine. I miei genitori erano divorziati, conosco la realtà della famiglia che vive la rottura, ha raccontato, ma rimane sempre la realtà di un padre, di una madre e dei figli. E la Chiesa che vede questa realtà non deve dimenticare la dottrina, ma deve svolgere un ruolo di accompagnamento di tante situazioni che lo stesso Papa indica quando parla di Chiesa come ospedale da campo. Poi, su eventuali cambiamenti al catechismo della Chiesa Cattolica, il cardinale ha precisato che non vede necessità di cambiamenti, ma ci sono comunque degli sviluppi. Ad esempio, oggi, dice, assistiamo ad una deistituzionalizzazione della famiglia, fenomeno in espansione in tutto il mondo. Dobbiamo quindi saper affrontare questa nuova sfida, ma con gli stessi principi di un tempo, l'invito del porporato. Abbiamo tutti bisogno di stabilità, di qui la necessità di trovare nuove parole, considerando la gradualità non della legge, ma del vivere la legge. Passo a passo. Poi, sulla questione omosessuali, il cardinale ha detto che la parola d'ordine della relatio post disceptationem è accoglienza, che è un comportamento di base umano e cristiano. Ogni essere umano ha la sua dignità, al di là delle altre questioni. Allo stesso tempo, però, il rispetto della Chiesa non significa approvazione per ogni comportamento umano.